Quale progetto per Bassano? Nostra inchiesta tra i bassanesi alla vigilia di Pasqua. Non mancano le sorprese. I sindaci dell'Alto Vicentino difendono la loro sanità, Bassano invece domina l'immobilismo. Troppi pesticidi tra i vitigni delle colline del Prosecco, cittadini in rivolta a Borso del Grappa. Una ventina di coltellate che hanno ucciso Nidia Lucia, intanto interrogato in carcere Righetto non parla. Fare spese il giorno di Pasqua è un peccato da confessare, torna all'attacco il parroco di Rustega. Un presidio ambientale all'Anselmi di Campo San Piero, il progetto pagato dalla regione. Buonasera a tutti voi telespettatori, alla vigilia di Pasqua siamo ovviamente andati a chiedere ai bassanesi quali sono le loro speranze per la città e la gente ci ha anche affidato molti messaggi per il sindaco, una vera e propria sorpresa. È Pasqua, tempo di speranza e simbolo di resurrezione, ma Bassano ha bisogno di rinascere, ha bisogno di essere restaurata come il suo ponte? Il problema principale per noi è il ponte. Le cose riguardo al lavoro non vanno per niente. Non vanno bene a Bassano, mentre invece per i pensionati... Ma insomma, se tira la campana va bene, dai. E allora Bassano per i pensionati va bene? Sì, il lavoro guarda, scarseggia. Scarseggia, eh? Bassano, cosa si può dire? Che è un po' in sofferenza per il fatto che... I centri commerciali Naspa hanno portato via tantissimo lavoro in centro e bisogna trovare qualche alternativa che non si sa quale sia. C'è un progetto di città qua? Ma speriamo, perché non mi sembra tanto. Riqualificazione urbana e rivitalizzazione economica dei sistemi commerciali. C'è tutto il programma di quello che si dovrebbe fare. I commercianti hanno un progetto, sindaco, adesso bisogna passare dalle parole ai fatti, tocca a lei. Tocca a lui e all'amministrazione attuale o futura che ci sarà. A Bassano, per resuscitare, di che ha bisogno? Di tanto amore. Speriamo che ci sia un futuro migliore, che abbiamo un po' di sicurezza, andare in giro. Ci farebbe piacere qualche volta vedere anche il sindaco qua, non lo vediamo mai. Sarebbe bello anche per noi commercianti scambiare qualche parola. Ci gratificherebbe. Amore che secondo me non c'è nel nostro comune, perché non hanno ancora capito la vera vocazione di Bassano, il turismo. La gente è innamorata di Bassano, però quando arriva qua si trova con il ponte così, non è stata fatta la passerella, si trova senza un ufficio informazioni nel ponte, si trova un po' disorientata. Quindi sindaco, più amore. Tanto amore, ne ha bisogno Bassano e se lo merita tutto. Apra il suo cuore. Sì. Lo apra. Un abbraccio, un abbraccio. Braccio, è vero, un abbraccio. L'aspettiamo. Signor sindaco, l'aspettiamo. Si dia una mossa. Sindaco. Per tutti i cittadini si dia una mossa. Ecco. Il messaggio di Pasqua. Di Pasqua, auguri a tutti. Parliamo ora di sanità. Ai sindaci dell'Alto Vicentino, preoccupati di diventare una succursale bassanese, ora risponde il presidente del distretto numero 1, Poletto. Diventare una succursale di Bassano, i sindaci dell'ex ULS 4 non ci pensano minimamente. Per questo ormai da settimane difendono con i denti i servizi e i primariati di Sant'Orso, anche a costo di attaccare i colleghi bassanesi. Ma che credo che l'attacco non sia tanto ai sindaci. Il timore da quella parte, ma anche da questa, è che l'unificazione di queste due USL possa tradursi in una riduzione dei servizi. Allora, sia dalla regione sia dalla direzione strategica abbiamo avuto garanzie e promesse che nulla cambierà per i servizi ai cittadini, sia per quello che riguarda l'ospedale, sia per quello che riguarda il territorio, che per certi versi può essere anche più importante dell'ospedale. Ovviamente sta a noi monitorare attentamente e fare pressioni affinché poi il dibattito che ci sarà in sede regionale sulle schede ospedaliere vada a confermare tutti i reparti, tutte quante le funzioni, tutto quello che serve ai cittadini. Giusto, spetta proprio ai sindaci combattere per difendere la sanità del territorio e allora non si capisce come mai al distretto 2, quello dell'Alto Vicentino, i sindaci risultino molto più combattivi di quelli del bassanese.
Ma noi siamo altrettanto, se non più decisi, nel difendere quello che c'è Bassano. Noi abbiamo riunioni frequentissimamente e quotidianamente si monitora tutto ciò che sta accadendo in questo momento a Venezia per essere pronti ad intervenire qualora ci fossero minacce di qualsiasi genere. Eppure diversi primi cittadini del Distretto 1 accusano Poletto di non convocare praticamente mai la conferenza dei sindaci, appena due volte negli ultimi 6 mesi. Troppo poco per difendere un diritto importante come la salute. Poletto però da parte sua si sente di rassicurare i cittadini. Da parte dei sindaci assolutamente sì. Poi è chiaro che i cittadini saranno chiamati a raccolta qualora ci fossero minacce concrete e si debba far sentire la voce del territorio. Guai ad aspettare però, bisogna agire e farlo in fretta finché sia ancora in tempo. Schede sanitarie e primariati saranno presto rivisti in regione e salvare i servizi ai cittadini per il presidente della conferenza dei sindaci è priorità assoluta. Il sindaco di Bassano si prenda le sue responsabilità. Ed è braccio di ferro tra regione e governo sulle iniziative della maggioranza Zaia a favore dei veneti. Dal bassanese parte la sfida al governo centrale. È ormai guerra aperta tra regione e governo, un continuo braccio di ferro istituzionale che nelle ultime ore ha portato alla bocciatura da parte della Corte Costituzionale del Fondo per le Vittime della Criminalità e all'impugnazione della norma ribattezzata Prima i Veneti, che prevede una sorta di corsia preferenziale per l'ingresso negli asili e nelle scuole materne di chi ha scelto il Veneto come luogo in cui far crescere la propria famiglia. Difenderemo quella legge perché è una legge giusta, perché è una legge che i veneti si aspettano, perché non è discriminatoria, anzi si dice semplicemente un principio. Le persone che sono qui da più anni, le persone che hanno investito per la vita nel rimanere in un territorio devono essere privilegiate nei servizi pubblici che peraltro contribuiscono a pagare. Dare una priorità ai veneti vuol dire dare una priorità a chi da sempre paga le tasse all'interno di questa regione e come già molte altre regioni a statuto speciale stanno facendo. Purtroppo il governo ce l'ha impugnata, la nostra intenzione è quella ovviamente di andare avanti, quindi faremo ricorso in Corte Costituzionale. Un vero e proprio schiaffo ai cittadini veneti dunque, quello arrivato da Roma, contro il quale la regione è pronta a difendersi, convinta che le bocciature del governo centrale siano dettate esclusivamente da ragioni politiche. Noi non solo ci difenderemo, ma legittimamente pensiamo che il governo abbia fatto un errore sia politico che amministrativo. Dalla sua parte la regione sa di avere i cittadini veneti, che solo qualche settimana fa avevano accolto con un plauso la scelta di istituire un fondo per i cittadini colpiti dalla criminalità e accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo. Siamo di fronte alla follia più totale. Lo Stato difende i malviventi, lo Stato difende i delinquenti, ma lo Stato non difende né i veneti né gli italiani, tantomeno gli agenti di polizia che quotidianamente si devono scontrare con questi malavitosi che purtroppo imperversano nelle nostre città. Il ministro Minniti dovrebbe decidere a che parte stare, o sta dalla parte dei delinquenti o sta dalla parte delle amministrazioni e dei cittadini e degli agenti di polizia che da sempre si battono per la tutela della sicurezza e della legalità. E continua la battaglia all'impianto biomassa di Nove. I cittadini che si oppongono alla centrale hanno raccolto già 1.800 firme. E fanno 1.800 firme, tutte raccolte dai cittadini di Nove, che si battono contro l'apertura della nuova centrale biomassa. In rapida successione, le prime 800 sottoscrizioni sono arrivate a febbraio, poi a marzo altre 600, a favore del referendum, perché la gente su questo tema giustamente vuole esprimere democraticamente la propria opinione. Infine, oggi, e siamo in aprile, sono arrivate altre 400 sigle per questa petizione online intitolata Salviamo la nostra salute e il parco Oasi del Brenta, un polmone verde a pochi metri dalla zona industriale dove dovrebbe sorgere l'impianto. Insomma, se la matematica non è un'opinione, le firme sono quasi 2000, a dimostrazione che il fronte è compatto e crede in questa battaglia. È una sottoscrizione che ci ricorda che, per esempio, siamo a Pasqua. A Pasquetta quell'area era piena zeppa di persone, non si poteva neanche entrare, di Nove e anche di fuori Nove. Avevamo le scolaresche, cittadini, gruppi di cammino, gruppi di incontro, gruppi ambientalisti. Quindi voglio dire, perché, per quale ragione sacrificare un patrimonio costruito negli anni?
Oggi in effetti la battaglia contro la centrale biomassa diventa innanzitutto una battaglia per l'ambiente, per rivitalizzare l'oasi del Brenta, un patrimonio naturale di tutti che oggi appare dimenticato nonostante i forti investimenti del recente passato. Genio civile, 300.000 euro di opere tra Nove e Cartigliano per il Brenta e per la salvaguardia di quell'oasi. 300.000 euro. E adesso che stanno a fare? Se l'oasi non c'è più? A Borso del Grappa alcuni cittadini ci hanno chiamati preoccupati per l'uso dei pesticidi nei vitigni. La vite infatti sta monopolizzando le coltivazioni da quando la zona ha ricevuto il riconoscimento di OCG, cioè di denominazione di origine controllata e garantita per la produzione del prosecco. Benvenuti a Borso del Grappa. Aria pulita, tanto verde e poi una grande ricchezza, le vigne. Insomma, un vero e proprio paradiso? Beh, un paradiso se lo vogliamo mantenere. Il problema è di una monocoltura prosecco e di un utilizzo dei pesticidi di sintesi e dei fitosanitari. Fitosanitari, cioè pesticidi. Pesticidi che vanno nell'aria, nell'acqua, nella terra. Esattamente. E questo a cosa può portare? Può portare al cancro, alle malattie del sangue e altri generi di patologie che sono veramente molte. Il problema però è la deriva, cioè lo spostamento per via aerea di queste particelle che fanno anche 2 chilometri di distanza. Addirittura 2 chilometri di distanza, quindi dai vigneti si può arrivare al centro abitato? Certamente, dai vigneti si può arrivare al centro abitato perché l'aria non ha limiti, il vento non ha limiti. Qui vicino abbiamo un asilo comunale e quindi sostanzialmente quando si potrebbero fare i trattamenti, fondamentalmente i bambini li potrebbero respirare. Dalla terra alla terra, i pesticidi sintetici dalle vigne arrivano a colpire anche i vicini orti. Infatti questo è il mio orto che lo facciamo da 3 generazioni e adesso con questo vigneto e tutti questi pesticidi che ci butteranno lo dovrò abbandonare, compreso il frutteto. Dove andrò io a farmi un altro orto? Non lo so, ditemelo voi. Insomma, in conclusione avete capito, il messaggio è chiaro. Non vogliamo che i nostri figli respirino questi veleni. E quindi? Quindi chiediamo al nostro sindaco, professor Ivano Zordan, di attuare il principio di precauzione, di sospendere l'attuazione del regolamento di pulizia rurale e l'uso di fitosanitari e pesticidi di sintesi, e per questo potremo anche, come vedete, tutti uniti a indire un referendum. Il messaggio è lanciato. Ed è stata autorizzata la sepoltura del giovane di origine cingalese che si è tolto la vita con l'acido. È durata un paio d'ore l'autopsia sul corpo del giovane di origini cingalesi che si è tolto la vita nella notte tra lunedì e martedì bevendo un acido per sturare i lavandini. Per conoscere l'esito definitivo dell'analisi si dovranno attendere 60 giorni, ma da quanto trapelato non vi sarebbe alcun dubbio sulla causa della morte del giovane, ucciso proprio dal liquido ingerito pare in grandi quantità. Una volta reso noto l'esito dell'autopsia sarà trasmesso alla Procura della Repubblica di Vicenza che ha aperto un fascicolo per ipotesi di istigazione al suicidio. Nessun nome però è stato iscritto finora nel registro degli indagati. Intanto, mentre restano ancora da chiarire le ragioni che hanno spinto il 16enne a compiere un gesto tanto estremo, è arrivato in nulla osta alla sua sepoltura. Le intenzioni della famiglia sarebbero quelle di riportare in patria la salma, ma solo dopo aver ricordato il giovane anche con una breve cerimonia a Bassano. E si avvicina l'appuntamento con le amministrative a Romano De Zelino e la civica Romano Libera torna a candidare Lorenzato. Portare questo comune a renderlo vivibile e normale senza creare questa disgregazione sociale che è il primo problema che viviamo tutti i giorni. Questo è l'obiettivo della civica Romano Libera, la terza forza pronta a scendere in campo per la conquista del palazzo comunale. Chiaro fin d'ora il progetto della lista civica. Presentare una lista realmente civica che rappresenta la società di Romano e rappresenta il tessuto sociale di Romano. E per far questo è necessario come ricetta eliminare l'ingerenza di partiti che da sempre creano solo problemi nel nostro comune. Romano Libera dunque scende nell'arena in prima persona smentendo le voci di una possibile battaglia unitaria delle minoranze consiliari. È assolutamente falso. Noi avremmo voluto che venisse costituita un'unica lista per opporsi alla situazione attuale, ma i partiti che stanno dietro a questa lista che si è voluta presentare, quella di Bontorin, segnatamente il PD, il centro-sinistra,
non vogliono persone libere come il sottoscritto, notoriamente come il nostro candidato sindaco Giampaolo Lorenzato. E allora, a giudizio di Lorenzato, cosa serve oggi a Romano? Romano serve normalità, bisogna riportare il comune alla normalità che ha visto in passato un comune ambito e apprezzato da tutti. Parliamo ora dell'omicidio di Camisano, oggi c'è stato l'interrogatorio di Righetto. Primo interrogatorio in carcere per Mirko Righetto, il 48enne di Camisano Vicentino, che nella notte tra mercoledì e giovedì ha ucciso a coltellate all'interno della sua abitazione la moglie 37enne di origini colombiane, Nidia Lucia Rodriguez. Alla presenza dei suoi legali, Righetto si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto si attende di conoscere l'esito dell'autopsia, che potrebbe confermare le indiscrezioni arrivate da fonti investigative, secondo le quali sarebbero state una ventina e non solamente due, come è emerso in un primo momento, le coltellate da Righetto alla moglie. E da qualche giorno è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Bassano. Ora per il luogotenente Sitran arriva anche un'onorificenza speciale. Importante onorificenza per il neo comandante della stazione dei carabinieri di Bassano del Grappa, il luogotenente Vito Sitran. È di oggi infatti la notizia dell'assegnazione della medaglia mauriziana. Si tratta di un'importantissima onorificenza nazionale assegnata al merito di 10 lustri di carriera militare. Arruolatosi nell'arma nel 1981, dopo la scuola allievi carabinieri di Campobasso, Sitran ha prestato servizio tra gli altri alla Camera dei Deputati, all'Anticrimine di Padova e ha guidato le stazioni di Noale e Solagna. Per lui si tratta di una nuova onorificenza dopo la Croce Nera Austriaca, la Croce d'Oro per anzianità di servizio, il Nastrino di Merito e la Medaglia d'Oro al Merito di Lungo Comando. E anche in questi giorni di festività pasquali è tornata d'attualità la questione delle aperture festive dei negozi. Questa volta a tuonare contro lo shopping festivo è stato il parroco di Russega di Campo San Piero. La Pasqua e le feste comandate vanno rispettate. A dirlo con forza, scritto nero su bianco sul foglietto parrocchiale, è Don Marco Scattolon, parroco di Rustega di Campo San Piero, non nuovo agli attacchi al consumismo. Sono dei peccati nuovi, ecco, chi spreca il pane, chi fa lavorare i dipendenti di festa, ci sono chi inquina, ecco, ho fatto anche una cartolina, se vogliamo, anche sull'inquinamento, perché dobbiamo educarci anche a essere attuali, essere capaci di leggere i fenomeni di oggi e di dire questo non va, questo non è giusto. Le parole sono rivolte ai fedeli. Fare shopping nel giorno di Pasqua è un peccato da confessare, dice il sacerdote, che invita i cristiani al rispetto dei commessi e dei tanti lavoratori che nel giorno di festa non possono stare con la loro famiglia. Si può tenere aperto il pomeriggio, si può tenere aperto oppure il mattino, non tutto l'orario in maniera tale che il bambino durante la settimana lui va a scuola, alla domenica il genitore non c'è, non va bene. E Don Marco non risparmia un attacco nemmeno ai sindacati. Uno non può fare quello che vuole perché è nei suoi interessi, ci sono anche i diritti degli altri, i sindacati difendono i diritti di tutti, spero. E mi spiace che su questi argomenti non siano ancora arrivati e devono arrivare sui preti. Anselmi, presidio ambientale pagato dalla Regione che impiega i dipendenti in cassa integrazione. La Giunta regionale, per evitare rischi all'ambiente e ai cittadini veneti, si è presa in carico di realizzare un progetto di presidio ambientale presso la fonderia Anselmi di Campo San Piero, dove si trova un impianto di depurazione che deve essere mantenuto in esercizio. I fondi per integrare l'indennità di cassa integrazione e incentivare i lavoratori a prestare l'attività di presidio saranno garantiti dai capitoli di bilancio dell'assessorato regionale allo sviluppo economico. L'azienda, infatti, nella situazione attuale di concordato preventivo è in liquidazione, non ha risorse per garantire l'attività di controllo, sicurezza e mantenimento degli impianti. La Regione, perciò, di comune accordo con sindacati e azienda, ha deciso di utilizzare i lavoratori che conoscono già il sito industriale e hanno svolto questa attività in passato. Un tassello importante in una situazione che era difficile e che via via si sta risolvendo. Un grosso abbraccio a tutti i lavoratori che con tanta dedizione hanno tenuto la loro posizione, salvaguardando anche l'ambiente.
E diamo uno sguardo alla programmazione, questa sera è la commedia Gli ordini sono ordini con Monica Vitti. Vi ricordo invece domani alle 9.05 Santo Rosario a seguire la parola del Signore, alle 10 la messa solenne di Pasqua dal santuario di Motta di Livenza, 14.15 Idea Formazione Nord-Est a seguire la TV dei ragazzi, 17.45 Agricoltura Veneta e 20.05 Videomotori. Ora vi lascio le previsioni del tempo di domani. Grazie dell'attenzione, arrivederci. Lolato, dal 1975 un team di specialisti al tuo servizio. Ortopedia su misura, valutazioni posturali, produzioni di ortesi plantari, centro cura del piede con servizio di podologia. Le previsioni per domani: in prevalenza soleggiato fino alle ore centrali, in seguito attività cumuliforme in aumento a partire dalle zone montane, possibili rovesci ad occasionali temporali nel pomeriggio sulle zone montane e in serata anche in pianura, venti moderati tesi settentrionali sulle zone montane con possibile fön nelle valli, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Lolato, ortopedia e sanitaria. Vasta gamma di ausili, soluzioni personalizzate. A Bassano, Asiago, Vicenza e Montebelluna. Lolato, al servizio del tuo benessere.